Sì, ti racconti un po' di te, della tecnica. Io mi chiamo Patrizia Canali Raspati di San Feliciano e della scuola di San Feliciano Ricamo su Rete a Modano. La rete è antica quanto l'uomo, quindi è inutile ritornare al paleolitico, insomma. Mentre invece la scuola di a Rete a Modano di San Feliciano ha avuto un momento di stasi, addirittura un buco storico di 50 anni. Perché è nata la scuola di Ricamo nel 1890 dalla signora Adriana, moglie di Anselmo Cesaroni, che era il fondatore delle scuole di idrovolanti nel 1913 a San Feliciano, amica della Marchesa Guglielmi di Isola Maggiore, e appunto anche lei insegnò il ricamo sulle reti, perché fino ad allora le reti erano soltanto le reti dei pescatori. C'è una cicella detta in dialetto che è l'ago e l'onnolvo che è l'unità di misura che anticamente veniva fatta con una cannuccia del lago, adesso è di metallo, però la tecnica è quella lì. E quindi è nata nel 1890, è andata avanti per parecchio tempo, fino agli anni 30-40, e veniva ricamata, praticamente questa rete veniva messa su un'intelaiatura, perché non è un vero e proprio telaio, perché viene solo messa su quattro pezzi di legno. Quello che conta è questa rete, che parte da una maglia, vede, arriva qui, poi viene tesa moltissimo e poi ricamata, no? E questi sono i prodotti finali, no? Come vedete, anche questo viene fatto praticamente su un disegno. I disegni li abbiamo recepiti strada facendo, perché io avevo mia suocera che nel 1930 faceva il filet e mi ha tramandato tanti disegni che erano quelli della signora Adriana Cesaroni. Non è che non c'è più antichità nella nostra scuola, però ha preso molto piede. Certo, è una tecnica molto particolare, non può essere considerato una trina come gli altri, è una tecnica manuale, però ha una leggerezza, una raffinatezza che colpisce tutti e ha colpito naturalmente anche me quando sono arrivata, e abbiamo riaperto appunto dopo 50 anni di buco storico, che era perché le reti di canapa a un certo punto negli anni 60 sono state sostituite da quelle di nylon, che per i pescatori era molto comoda, ma poi per il ricamo non andava bene. Quindi finita la rete di canapa, finito il ricamo. Invece negli anni 80, quando appunto mi sono affacciata alla Prologo di San Feliciano, abbiamo pensato, io il presidente della Prologo a suo tempo, signor Claudio Marinelli, e io vicepresidente, abbiamo pensato di aprire una scuola. Abbiamo trovato una maestra che purtroppo adesso non è più fra noi, è morta prematuramente, Giovanna Ferri, e ha insegnato anche a me e a tante altre signore il ricamo. Io dico che ricamare la rete è come ritrovare il sapore delle cose antiche, ecco. Questo è quello che più, e quindi riscoprire anche le tradizioni antiche, perché era soltanto una rete. Anticamente le donne, quando gli avanzavano dei pezzi di rete, le usavano come moscaiole con i piombi in fondo, quindi non avevano ancora, è stata proprio la signora Adriana nel 1890 che gli ha detto: ma guardate che si può ricamare, e è stata veramente una cosa, io credo, meravigliosa. I punti del ricamo sono i punti del ricamo, i punti del ricamo sono sempre fatti su dei fogli quadrettati e vengono praticamente con l'ago, appunto tela, punto tela e basta. Noi facciamo, era solo conosciuto col punto tela, che sarebbe questo. Punto tela è questo. È questo, sì. Perché si chiama punto tela? Perché praticamente rifà la trama della stoffa. Quindi ricrea un tessuto. Ricrea un tessuto all'interno dei quadretti. Quindi si ripercuote, si fa andata e ritorno, no? Dei giri di andata e poi dei giri di ritorno, che si forma la trama praticamente, per quello è chiamata così. E si possono realizzare, vede, questo è un vestitino da battesimo, scarpine, cuffiette, asciugamani, tende, tovaglie, tutto quello che...
Praticamente questi chiamati nolbo in dialetto erano fatti con le cannucce del lago, più grandi, più piccole, che era sempre l'unità di misura delle reti, sia per pescare pesce che per fare le reti per le signore, perché ripeto, una volta erano le reti avanzate, i pezzi di rete che venivano utilizzati per fare qualcosa di carino.